Si dividono in due grandi branche: i difetti posturali che possiamo trovare nei bambini al di sotto dei 10 anni e i difetti posturali che possiamo trovare negli adolescenti nell'età di grande sviluppo verso i 13-14 anni. Nei bambini con età inferiore ai 10 anni solitamente si va ad analizzare qual è la postura del loro appoggio, del piede, delle ginocchia per vedere se ci possono essere delle patologie a carico dei piedi come piede piatto o anche il piede cavo che poi possono portare a ginocchia valghe e ginocchia avare, calcolando che in realtà il sistema piede, ginocchio, bacino e schiena è tutto collegato. Quindi difetti posturali nei bambini di 7-10 anni che partono dai piedi possono poi portare più avanti a difetti posturali della schiena. E la schiena di solito si valuta un po' più avanti, verso i 14 anni, quando la parte scheletrica è nel maggiore sviluppo, e andremo a valutare se ci sono problemi di scoliosi o di assetto con retinizzazione del rachide lombare o cervicale o diciamo accentuazione delle curve fisiologiche. I traumi sportivi possono essere piccoli, ma possono essere anche molto grandi. Il problema è che oggigiorno spesso vengono mistrattati, cioè nel senso il classico dolorino durante l'attività sportiva può diventare un dolorone, si passano tante settimane e alla nostra attenzione arrivano già un pochettino tardi. Invece è molto importante trattare i traumi sportivi, soprattutto fare una diagnosi molto in fretta per riuscire poi dopo a instaurare un bel protocollo terapeutico per la ripresa sia più veloce e sia anche più funzionale. Quindi cosa bisogna fare? Diciamo che se nell'arco di un 48 ore il dolore che abbiamo avvertito durante l'attività sportiva non passa, è bene recarsi da un fisiatra o un traumatologo per sia una visita e sia un approccio ecografico per andare ad analizzare quello che può essere stato l'evento traumatico e la lesione. Poi dopo da lì si capirà qua come procedere nell'approccio terapeutico. Allora, i tempi di recupero da un trauma sportivo possono variare a seconda ovviamente del tipo di trauma che si ha, una cosa è diversa se avremo una lesione muscolare di basso grado, una lesione muscolare di alto grado, una distorsione piccola, una distorsione grande, ma è anche sì che possono variare intanto dalla precocità della diagnosi e dal tipo di protocollo poi riabilitativo che una persona instaura. Ricordiamoci anche che se non riabilitiamo, non abbiamo un giusto protocollo terapeutico, oltre ad allungare i tempi di recupero per un infortunio sportivo, siamo maggiormente suscettibili a recidive per lo stesso tipo di infortunio. Quindi è molto importante la parte riabilitativa anche per quei traumi che ci possono sembrare veramente minimi.